Ennesimo caso di phishing in Irpinia, l'ultima vittima è un 50enne di Montoro che ha visto scomparire dalla sua carta di credito 500 euro utilizzati per delle scommesse. L'uomo si è immediatamente recato dai carabinieri di Montoro che, grazie ad un'articolata attività di indagine, sono riusciti a risalire all'identità del malfattore, un 40enne della provincia di Napoli denunciato per truffa. Quello di Montoro è solo l'ennesimo esempio di truffa online, un fenomeno, come noto, in costante crescita. Tra le tecniche più utilizzate c'è quella che prevede il ricorso ad una sorta di mail esca, detta appunto phishing, termine che tradotto dall'inglese in italiano vuol dire letteralmente pescare. È opportuno quindi evitare di far circolare i propri dati personali rispondendo a mail e richieste più o meno specifiche. In particolare l'arma dei carabinieri invita a diffidare da mail che nascondono di solito tentativi di rubare i dati personali dei correntisti, ottenuti i quali diventa poi facile entrare nei conti online e far sparire le somme depositate. Per evitare di essere truffati è opportuno tenere ben presente che le banche e le poste italiane non effettuano mai la richiesta di dati sensibili tramite mail perché optano per vie di comunicazione dirette meno soggette a truffe. In caso di ricezione di questa tipologia di mail è consigliato di sporgere immediata denuncia alle autorità competenti.